Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale Andy and Made. Oggi vi spiegheremo come realizzare un fantastico scaldacollo facile e veloce che ha la particolarità di scendere sulle spalle, quindi per riscaldarci quando abbiamo delle maglie un po' troppo scollate e quindi per non morire di freddo, visto che io sono freddolosa e apprezzo molto questi oggetti, per non sentire troppo freddo, quindi abbiamo anche questa parte che scende sulle spalle. Ho lavorato un collo alto circa 20 centimetri per poterlo poi piegare a doppio, quindi se non lo vogliamo così alto lo possiamo piegare oppure lavoriamo meno giri. La particolarità è che dobbiamo avviare un numero di catenelle multiplo di 6, perché poi quando andremo a lavorare il primo giro della decorazione della parte lavorata dovremo avere un multiplo di 6. Ho utilizzato circa 200-220 metri di filato, un filato piuttosto sottile, dove abbiamo un gomitolo di 50 grammi per 150 metri. Quindi ho utilizzato un gomitolo e mezzo lavorando con l'uncinetto 4. Potrete lavorare questo accessorio anche con un filato più doppio, viene bene lo stesso. Naturalmente, se vorrete farlo, diciamo, delle stesse dimensioni che ho fatto io, dovrete avviare meno catenelle, però rispettando sempre il multiplo di 6. Questo è un collo che aderisce abbastanza, quindi passa per la testa, vedete come si allarga, è molto elastico, per poi stringersi quando, diciamo, è arrivato sul collo, quando l'abbiamo posizionato. Vi do un po' di indicazioni, in particolare è largo circa 22-23 cm, quindi abbiamo una circonferenza totale di 45 cm. A questo punto siamo pronti per iniziare la spiegazione di come lavorare questo bell'accessorio, bello ed elegante. Questo lavoro si fa avviando un numero di catenelle multiplo di 6. Nel mio caso ho avviato 78 catenelle lavorando con questa lana e l'uncinetto numero 4. Una volta fatte le catenelle, dobbiamo chiudere a cerchio, quindi chiudiamo con un punto bassissimo. La prima maglia alta, perché lavoreremo il giro a maglia alta, è sostituita da 3 catenelle. Quindi filo sull'uncinetto, andiamo nel punto successivo a lavorare una maglia alta. E così facciamo per tutta la circonferenza. In ciascuna delle catenelle sottostanti lavoriamo semplicemente una maglia alta. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo e chiudiamo a 2 a 2. Filo sull'uncinetto, entriamo e chiudiamo a 2 a 2 fino alla fine del giro. Una volta terminato il giro, lo chiudiamo entrando nella terza catenella di avvio. 1, 2, 3. Chiudiamo con una maglia bassissima e ricominciamo il giro sempre con le 3 catenelle. Per avere questo punto a coste, che è un punto molto elastico, come avete potuto vedere nella spiegazione iniziale, quindi adatto a far passare la testa, lavoriamo alternando le maglie alte prese avanti con le maglie alte prese dietro. Quindi iniziamo dalla maglia alta presa avanti. Allora, filo sull'uncinetto, entriamo dal davanti verso il dietro, attraversiamo il punto, agganciamo il filo e chiudiamo a 2 a 2 come una semplice maglia alta. Poi filo sull'uncinetto, maglia alta presa dietro, quindi da dietro sbuchiamo sul davanti, attraversiamo il punto, agganciamo e chiudiamo a 2 a 2. Vi faccio rivedere la maglia alta presa avanti. Filo sull'uncinetto, dal davanti andiamo dietro, attraversiamo il punto in orizzontale. Guardate, la lunghezza della maglia sta davanti all'uncinetto. Agganciamo il filo e chiudiamo a 2 i nostri punti sull'uncinetto. Ora, maglia alta presa dietro. Filo sull'uncinetto, da dietro sbuchiamo, attraversiamo, quindi l'uncinetto sta davanti. Agganciamo il filo e chiudiamo a 2 a 2. Così continuiamo per tutta
tutta la circonferenza lavorando una maglia alta presa avanti e una maglia alta presa dietro. Abbiamo avviato un numero pari di maglie, di catenelle e poi di maglie, e quindi ci troveremo perfettamente ad alternare anche alla fine, quando congiungeremo una maglia alta presa avanti con una maglia alta presa dietro. Arriviamo quindi alla fine del giro. Finito il giro, andiamo a chiudere entrando sempre sotto la terza catenella con cui abbiamo avviato la prima maglia. Rifacciamo le 3 catenelle per iniziare il nuovo giro e poi filo sull'uncinetto, attraversiamo il punto dove abbiamo la maglia alta presa avanti, ne facciamo un'altra sempre presa avanti, quindi maglia alta presa avanti, e dove abbiamo la maglia alta presa dietro andiamo a lavorare la maglia alta presa dietro, quindi in modo molto semplice, perché lavorando in circolare non dobbiamo cambiare punto, ma andiamo a eseguire semplicemente lo stesso punto del giro precedente. Alterniamo sempre maglia alta presa avanti con maglia alta presa dietro, e questo per tutti i giri e per tutta l'altezza che vorremo dare al nostro lavoro. Lavorando in questo modo, questo sarà l'effetto finale. Io ho eseguito 20 giri, quindi ho circa 18 cm di altezza. Lo potete fare più alto, oppure se non vi piace piegarlo, potete eseguire solo 10-12 giri e quindi non dovrete piegarlo. Fatto questo, avremo il risultato finale, che è questo collo, e poi vi faccio vedere come iniziare a lavorare il pizzo bellissimo che scende sulle spalle. Una volta terminata la lavorazione del collo, per il quale io ho lavorato 20 giri, vedete, molto ampio, si piega benissimo a doppio se vogliamo mettere il collo a doppio, e la cosa bella è che è uguale sia al rovescio che al lato dritto, quindi è perfetto proprio per fare un collo molto alto, si può fare anche più alto, e poi piegarlo. A questo punto iniziamo la lavorazione della parte che verrà sulle spalle. E quindi da questo momento in poi capiremo perché ci serve il multiplo di 6. Lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Dopodiché saltiamo una catenella e nella successiva andiamo a lavorare una maglia alta e ancora un'altra maglia alta nello stesso punto. Saltiamo una maglia di base e nella successiva facciamo la stessa cosa, maglia alta e un'altra maglia alta sempre nello stesso punto. Chiudiamo il tutto saltando una maglia e facendo una maglia alta. Guardate com'è fatta la nostra sequenza. Abbiamo una maglia alta, saltiamo una maglia di base, lavoriamo una V, quindi due maglie alte nello stesso punto, saltiamo un'altra maglia di base, un'altra V, e poi saltiamo ancora una maglia di base e facciamo una maglia alta. Proseguiamo. Saltiamo una maglia di base, nella successiva lavoriamo due maglie alte nello stesso punto. Ancora saltiamo una maglia di base, nella successiva andiamo a fare due maglie alte nello stesso punto. Saltiamo la maglia di base e nella successiva facciamo solo una maglia alta. Ancora avanti così, saltiamo una maglia di base e nella successiva due maglie alte. Ancora saltiamo una maglia di base, nella successiva due maglie alte. Quindi filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia di base e nella successiva una maglia alta. Proseguiamo secondo questa sequenza fatta da 6 punti facilissimi per tutto il giro. Concludiamo il giro facendo due maglie alte nello stesso punto di base e poi andiamo a chiudere entrando nella terza catenella di avvio del giro e facendo una maglia bassissima. Iniziamo ora il secondo giro facendo 3 catenelle. Ora andiamo nello spazio che si è venuto a creare tra le due V, non nelle V, ma tra le due V, e in questo punto andiamo a lavorare 2 maglie alte, una catenella e altre due maglie alte.
Quindi il nostro ventaglio si arricchisce e diventa di 4 punti, 4 maglie alte intervallate da una catenella. Sulla maglia alta singola successiva andiamo a lavorare un punto alto singolo. E chiudiamo la sequenza. Ora proseguiamo, andiamo tra le due V, una e due, andiamo al centro, proprio qui. E facciamo 2 maglie alte, una catenella e altre 2 maglie alte. Ora andiamo direttamente sopra la maglia alta singola, entriamo e facciamo un'altra maglia singola che si incolonna su quella del giro precedente. Proseguiamo tutto il giro in questo modo. Ci vediamo alla fine del giro. Concludiamo il secondo giro facendo l'ultimo gruppetto di maglie alte, poi entrando sotto le 3 catenelle e chiudendo con la solita maglia bassissima. Ora dobbiamo fare il terzo giro. Guardate, qui ho il mio cappiolino, il mio punto, entro nel punto precedente, aggancio il filo e lo porto un po' indietro. Vedete, qui ho le 3 catenelle iniziali del giro precedente. Invece il punto sta prima, faccio le 3 catenelle che simulano la maglia alta e poi nel punto successivo, qui entrando dopo le 3 catenelle, faccio un'altra maglia alta. Questo perché? Perché devo fare in questo giro, in luogo della sola maglia alta singola, ne devo fare due allineate, mentre continuerò a fare lo stesso ventaglio. Guardate, 2 maglie alte, catenella e 2 maglie alte all'interno del punto centrale dove abbiamo fatto la catenella. Poi andiamo a lavorare qui prima della maglia alta una maglia alta e a fianco un'altra maglia alta. Ora siamo di nuovo dove c'è il gruppetto, il ventaglio. Al centro lavoriamo un ventaglio identico, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte sempre all'interno del centro del ventaglio. Chiudiamo entrando prima della maglia alta precedente, facendo una maglia alta e una subito dopo. E questa è la nostra sequenza: 2 maglie alte, il ventaglio fatto da 4 maglie alte intervallate da una catenella e 2 maglie alte. A questo punto siamo pronti per proseguire questo giro nello stesso modo fino alla fine. Terminiamo il terzo giro facendo l'ultimo ventaglio, dopodiché andiamo a chiudere nel solito modo il nostro giro. Ora faremo un quarto giro che è identico a questo. Quindi replicheremo le 2 maglie alte singole e il ventaglio fatto da 4 punti. Ripetiamo dunque questo giro incolonnando le 2 maglie alte e lavorando il solito ventaglio fatto da 4 punti, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, e poi ci andiamo a mettere esattamente sopra le 2 maglie alte del giro precedente, in questo modo. Questa è la nostra nuova sequenza che andiamo a lavorare. 2 maglie alte, il ventaglio uguale al precedente giro e altre 2 maglie alte. Ripetiamo nel modo identico il terzo e il quarto giro. Finito il quarto giro, chiudiamo con la maglia bassissima, dopodiché iniziamo il quinto giro che per quanto riguarda le 2 maglie alte allineate è identico al precedente, quindi ne facciamo 2, una sopra l'altra, iniziando naturalmente il giro con le 3 catenelle. Invece nel ventaglio si vanno ad aumentare le maglie alte, quindi ne facciamo 3, sempre al centro del ventaglio precedente, una catenella e ancora 3 maglie alte. Dopodiché, filo sull'uncinetto, andiamo ad incolonnare le 2 maglie alte, una e due, e andiamo a ripetere il ventaglio facendo questa volta sempre 6 maglie alte, 3 più 3 intervallate da una catenella.
catenella, quindi 3 maglie alte, una catenella e altre 3 maglie alte, 2 e 3. Questo è il nostro ventaglio, 1, 2, 3, la catenella, 1, 2, 3 maglie alte, e poi andiamo ad eseguire 2 maglie alte sempre sopra quelle del giro precedente. Proseguiamo in questo modo, quindi molto semplicemente abbiamo solo aumentato il numero delle maglie alte all'interno del ventaglio. Una volta chiuso il quinto giro con la nostra maglia bassissima, ora iniziamo il sesto giro. In questo caso dobbiamo passare da 2 maglie alte a 3, quindi come abbiamo fatto precedentemente, per aumentare le maglie io lascio il mio cappiolino, entro nel buchino precedente, aggancio il cappiolino e me lo porto indietro. In questo modo faccio le 3 catenelle e sono arretrata praticamente di una maglia, poi lavoro la seconda e la terza in corrispondenza dell'ultima maglia sottostante, così l'ho trasformata in 3 maglie alte anziché 2. Il ventaglio è di 3 maglie alte, catenella più 3 maglie alte come nel giro precedente, quindi il ventaglio in questo caso non si modifica, aumentano solo le maglie alte singole che da 2 passano a 3. Fatto il nostro ventaglio di 6 maglie alte intervallate dalla catenella, passiamo ora a lavorare 3 maglie alte, quindi entriamo immediatamente prima della maglia alta. Poi entriamo tra le maglie alte e poi entriamo a fianco la maglia alta precedente. In questo modo siamo passati da 2 maglie alte del giro precedente a 3 e continuiamo con il nostro ventaglio fatto da 6 maglie alte più una catenella che divide le prime 3 dalle seconde 3. Fatte le 6 maglie alte, ora facciamo le 3 maglie alte allineate, quindi immediatamente prima, tra le 2 maglie alte e immediatamente dopo. Questa è la sequenza che caratterizza il sesto giro. Quindi abbiamo 3 maglie alte allineate, il ventaglio di 6 maglie alte intervallate da una catenella. Con questa sequenza arriviamo alla fine del giro. Abbiamo finito il sesto giro, lo chiudiamo e iniziamo il settimo facendo 3 maglie alte, quindi ci incolonniamo esattamente sulle 3 maglie alte del giro precedente. Visto che in ogni giro comunque facciamo degli aumenti, questa volta li facciamo nel ventaglio, per cui invece di 3 maglie alte ne facciamo 4. 4 maglie alte intervallate da una catenella e poi c'è cioè 4 maglie alte, poi lavoriamo una catenella e poi lavoriamo ancora 4 maglie alte. Naturalmente tutto questo ventaglio si viene a costruire tra le 6 maglie alte del giro precedente. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 la catenella, 1, 2, 3, 4 maglie alte. Dopodiché proseguiamo sempre incolonnandoci sulle 3 maglie alte del giro precedente. Come vi ho detto, in questo giro gli aumenti li facciamo solo nel ventaglio. Quindi qua avevamo fatto 3 catenella più 3, nel prossimo, in questo giro, facciamo 4, 3, 3 e 4, più la catenella e poi altre 4. Quindi abbiamo un totale di 8 maglie alte intervallate dalla catenella. Ci incolonniamo ancora sulle 3 maglie alte sottostanti e proseguiamo così fino alla fine del giro. Iniziamo ora l'ottavo giro, precisando che anche il nono è uguale. In questo caso dobbiamo passare da 3 maglie alte a 4, quindi con il solito sistema di andare a prendere il cappiolino nello spazio precedente, portandolo su, andiamo a fare le nostre 3 catenelle e poi andiamo a creare le 4 maglie alte, quindi 2, 3 e 4.
E quindi abbiamo fatto il nostro aumento, siamo passati a 4 maglie alte. Invece, per quanto riguarda il ventaglio, lavoriamo sempre 1, 2, 3, 4 maglie alte, una catenella e altre 4 maglie alte. Quindi l'ottavo giro è fatto da queste 4 maglie alte allineate più il ventaglio, che invece è fatto da 8 maglie alte intervallate a centro, vedete, da una catenella e poi altre 4, un totale di 8 più la catenella centrale. Per passare ora a 4 maglie alte in luogo di 3, andiamo a metterci prima della maglia alta e quindi facciamo una maglia alta. Poi a seguire la seconda, a seguire la terza e a seguire la quarta. E anche in questo caso siamo passate dalle 3 sottostanti alle 4. Invece di questo giro andiamo a costruire il ventaglio ripetendo 4 maglie alte, una catenella e 4 maglie alte. Questo è l'ottavo giro, il nono è identico, quindi ci vedremo quando dovremo lavorare direttamente il decimo giro. Abbiamo lavorato l'ottavo e nono giro. Vedete come il nostro collo si sta allargando. Questo lo infiliamo in testa e poi attorno alla gola, e questo viene sulle spalle a riscaldarci. Ora dobbiamo fare l'ultimo giro, il penultimo giro, anzi, il numero 10. Iniziamo facendo le nostre 3 catenelle, dopodiché continuiamo ad avere solo 4 maglie alte. Quindi non facciamo aumenti sulle maglie alte. Lavoriamo però in modo un po' differente il nostro ventaglio. Quindi filo sull'uncinetto, sempre entrando al centro del nostro ventaglio sottostante, facciamo una maglia alta e una catenella, una maglia alta e una catenella. Ancora una maglia alta, sempre entrando al centro, e una catenella, e ripetiamo fino a fare 7 maglie alte. Quindi siamo a 3, 4 maglie alte e una catenella, la quinta e una catenella, la sesta maglia alta più una catenella e la settima maglia alta, chiudere senza poi fare la catenella. Andiamo ora a filo sull'uncinetto direttamente sulle 4 maglie alte a fare queste 4 maglie alte allineate ed incolonnate a quelle sottostanti. Quindi questa è la terza e la quarta. Ora vi faccio vedere nuovamente invece come lavoriamo nel ventaglio. Filo sull'uncinetto, entriamo al centro dove abbiamo fatto la catenella e facciamo una maglia alta, una catenella, seconda maglia alta e una catenella, terza maglia alta e una catenella, quarta maglia alta più la catenella, quinta maglia alta più la catenella, sesta maglia alta più la catenella, e andiamo a chiudere con la settima maglia alta. Dopodiché filo sull'uncinetto, andiamo a lavorare sopra le 4 maglie alte del giro precedente, quindi le andiamo semplicemente ad incolonnare. Proseguiamo tutto il decimo giro, quindi alternando una maglia alta e una catenella fino a fare 7 maglie alte. Dopodiché andiamo a fare semplicemente le 4 maglie alte su quelle sottostanti. Iniziamo ora l'undicesimo giro dopo aver chiuso il decimo, quindi andiamo a lavorare una maglia bassa in questo caso, quindi facciamo una catenella, una maglia bassa entrando nello spazio tra le due maglie alte del giro precedente, e poi sotto ogni maglia alta facciamo una maglia bassa, quindi ne facciamo 4. Andiamo a lavorare ora saltando direttamente dove abbiamo fatto la catenella, tra le due maglie alte c'è questa catenella. Noi entriamo direttamente qua dentro e facciamo una maglia bassa. Dopodiché 3 catenelle e andiamo
andiamo nell'altro spazio, quindi tra le maglie alte successive, e andiamo a fare una maglia bassa. Ancora 3 catenelle, andiamo tra le maglie alte successive, al centro andiamo a fare una maglia bassa, quindi 3 catenelle, andiamo nello spazio successivo tra le maglie alte e facciamo una maglia bassa, ancora 3 catenelle e nello spazio successivo una maglia bassa, 3 catenelle e nello spazio successivo una maglia bassa. Ci fermiamo nello spazio a fare l'ultima maglia bassa nello spazio prima dell'ultima maglia alta, quindi andiamo a lavorare direttamente sulla maglia alta precedente. E facciamo 4 maglie alte basse sulle 4 maglie alte del giro precedente. Vedete, sulle maglie alte 4 maglie alte, facciamo 4 maglie basse e poi in ciascuno spazio facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle, in modo da formare questi piccoli archetti a contorno e quindi a rifinitura come ultimo giro. Questo è il nostro ultimo giro, alla fine del quale sarà finito anche il nostro collo. Finito il nostro undicesimo giro, il giro di rifinitura, il nostro collo è finito ed è pronto per essere indossato. È un capo molto semplice da eseguire, ma anche molto bello, molto particolare, soprattutto per chi ama avere il collo caldo e per sfruttare quelle maglie che magari sono un po' scollate e quindi uno tende d'inverno a non mettere per non morire di freddo. Almeno io sono molto freddolosa, quindi un oggetto del genere per me è veramente utilissimo. Detto questo, il nostro tutorial è terminato. Spero vi sia piaciuto, spero che le mie spiegazioni siano chiare e vi possano aiutare. A questo punto non mi resta che salutarvi, augurarvi un buon lavoro e sperare che voi possiate sostenerci con un mi piace, e se vorrete continuare a seguirci, ricordatevi sempre di iscrivervi al nostro canale attivando la campanella. Buon divertimento!